Pensate a Roger Rabbit o a Jurassic Park, cosa hanno in comune questi film? Che personaggi reali interagiscono sullo schermo con personaggi assolutamente di fantasia, i cartoni di Roger Rabbit o i dinosauri di Jurassic Park. Cosa sta per avvenire nelle nostre vite? Che queste cose potremo farle anche a casa nostra, con la realtà aumentata. Ma la realtà aumentata non sarà solo questo. Guardate qua. Si chiama realtà aumentata e ci consentirà di vedere immagini inesistenti nelle realtà sovrapposte alle nostre riprese amatoriali. Ma non solo questo. La realtà aumentata ci aiuterà anche a orientarci in città che non conosciamo o a leggere il nostro stato di salute in tempo reale. Fra quanto tempo? Pochissimo. Inizierà tutto dai libri per bambini. Sarà l'innovazione più rilevante per la stampa dai tempi di Gutenberg. Le immagini prenderanno vita sotto i nostri occhi, ma avremo bisogno di inquadrare le pagine con un visore oculare. Ogni volta che gireremo una pagina comparirà una nuova scena. Potremo cambiare la prospettiva dalla quale guardiamo e vedere la scena da diverse angolazioni. Visto che roba. Ora, l'unico problema che io mi pongo non è dal punto di vista dell'innovatore, ma da quello del papà di due bimbi. Vorranno mai più i nostri figli ascoltare da noi padri le favole della buonanotte?